Buonasera e grazie per essere venuti così numerosi all'inaugurazione della mostra dedicata al pittorialismo. Mi fa piacere che la fotografia continui a catalizzare l'interesse di appassionati, di curiosi, di giovani, insomma, e l'arte non del futuro ma del presente. Pretty Griva non è solo un fotografo. È una figura che ha tantissime attività, nasce nelle valli di Lanzo, gli piace la montagna, diventa magistrato, però la sua vera passione era la fotografia. Come si diceva in casa nostra, lui diceva: non lodatemi una sentenza, lodatemi una fotografia. Allora, questa è una mostra intanto che fa riflettere su una cosa. Su quello che la fotografia è, che è un'immagine che ha una valenza sempre estetica, deve avere. E questo è un primo suggerimento di guardare le immagini per quello che sono come immagini. Io credo che noi abbiamo bisogno di mostre come quella che sono esposte in questo momento. Le abbiamo bisogno perché dobbiamo colmare una grave lacuna che è la storia della fotografia del nostro paese. Questa mostra costituisce, diciamo, per i giovani un motivo di educazione e un motivo per concentrare l'attenzione sulla bellezza in senso generale. Perché vedete, la fotografia italiana è stata formidabile e grande. A un certo momento, a livello europeo, una forte presenza con dei grandi autori, dei grandi protagonisti e dei grandi personaggi che non sono conosciuti, ma soprattutto per cercare di far capire qual è stato il percorso praticamente della fotografia a un certo momento, dagli anni dell'Ottocento ad oggi, alla grande rivoluzione del digitale. Buona visita.